Dopo 15 anni di lavoro di un'equipe di studiosi è uscito il monumentale repertorio etimologico piemontese, REP, presentato domenica 15 maggio al Salone del Libro. Un vocabolario di grande formato di oltre 1000 pagine che documenta la storia delle parole piemontesi dalla loro prima apparizione, con la ricetta dell'etimo, la registrazione delle varianti fonetiche e morfologiche e l'indicazione dei significati registrati fino a oggi. Un lavoro continuativo durato 18 anni, uno sforzo immane che, partito dal voler rifare il dizionario di Levi, si è allargato e ha aggiunto altre fonti, anche inedite, che risalgono al 1700. Direi un'opera abbastanza monumentale che è il repertorio etimologico piemontese, REP, un volume di oltre 1000 pagine di grande formato che racconta la storia delle parole, cioè le etimologie, la storia delle parole piemontesi e quindi anche un po' la storia nostra e di tutto il Piemonte.